Buongiorno a tutti. Lo sapevate che quando Einstein teneva una conferenza in molte università degli Stati Uniti, la domanda più ricorrente fatta dagli studenti era: ma lei crede in Dio? E la sua risposta era sempre la stessa: certo, io credo nel Dio di Spinoza. Quanti di voi sanno chi era Baruch de Spinoza, un filosofo olandese considerato uno dei tre grandi razionalisti della filosofia del XVII secolo insieme al francese Cartesio? Ebbene, Spinoza aveva un pensiero su Dio. Questa era proprio la natura di Spinoza, questo era Dio per Spinoza. Dio ti avrebbe detto: smettila di pregare e di batterti il petto. Quello che voglio che tu faccia è uscire nel mondo e per goderti la vita. Quello che voglio che tu faccia, che ti diverta, che canti, che goda di tutto ciò che io ho fatto per te. Smettila di andare in quei templi cupi, bui e freddi che ti sei costruito e che dici che sono la mia casa. Perché vedi, la mia casa è la montagna, è nei boschi, è nei fiumi, nei laghi, nelle spiagge, nelle onde del mare. È lì che vivo ed è lì che esprimo il mio amore per te. Smettila di incolparmi per la tua miserabile vita. Non ti ho mai detto che ci fosse niente di sbagliato in te, o che eri un peccatore, o che la tua sessualità era una cosa cattiva. Il sesso è un dono che ti ho fatto e con cui puoi esprimere il tuo amore, la tua estasi, la tua gioia. Quindi non incolparmi per tutto ciò che sei stato portato a credere. Smettila di leggere supposte scritture che non hanno nulla a che fare con me. Se non riesci a leggermi all'alba, in un paesaggio, negli occhi dei tuoi amici, negli occhi di tuo figlio, credimi, non mi troverai mai in nessun libro. Fidati di me e smettila di chiedermelo. Mi dirai forse come devo fare io il mio lavoro. Smettila di aver paura di me. Io non ti giudico, io non ti critico, non mi arrabbio, non ti disturbo, non ti punisco. Io sono puro amore. Smettila di chiedermi perdono, non c'è niente da perdonare. Se ti ho creato, ti ho riempito di passioni, limitazioni, piaceri, sentimenti, bisogni, incongruenze, ma ti ho anche dato il libero arbitrio. Come posso biasimarti se rispondi a qualcosa che ti ho messo io? Come posso punirti per essere come sei se sono io quello che ti ha fatto? Pensi che potrei creare un posto per bruciare tutti i miei figli che si comportano male per il resto dell'eternità? Ma che tipo di Dio può fare una cosa del genere? Dimentica qualsiasi tipo di comandamento, qualsiasi tipo di legge. Quelli sono i trucchi per manipolarti, per controllarti, che creano solo colpe in te. Rispetti i tuoi coetanei e non fare ciò che non vuoi per te stesso. Tutto ciò che chiedo è che presti attenzione alla tua vita, che la tua attenzione sia la tua guida. Mia amata, mio amato, questa vita non è una prova, né una scala, né un passo nel cammino, né un saggio da mostrare, né un preludio al paradiso. Questa vita è l'unica cosa qui e ora, è l'unica cosa di cui tu hai bisogno. Io ti ho reso assolutamente libero. Non ci sono premi o punizioni, né peccati o virtù. Nessuno porta un distintivo, nessuno porta un registro dei buoni o dei cattivi. Tu sei assolutamente libero di creare un paradiso o un inferno nella tua vita. Non potrei dirti se c'è qualcosa dopo questa vita, ma posso darti qualche consiglio. Vivi come se non ci fosse, come se questa fosse la tua unica possibilità di godere, di amare e di esistere. E quindi, se non c'è nulla, allora ti sarà piaciuta l'opportunità che io ti ho dato. E se invece ci sarà qualcosa, assicurati che non ti chiederò se ti sei comportato bene o male, e invece ti chiederò: ti è piaciuto? Ti sei divertito? Cosa ti è piaciuto di più? Che cosa hai imparato? Smettila di credere in me. Credere è opinare, indovinare, immaginare. Non voglio che tu credi in me. Voglio che tu mi senta. Capisci? Voglio che tu mi senta quando baci la tua amata, quando vesti la tua piccola figlia, quando accarezzi il tuo cane, quando fai il bagno nelle onde del mare.
smettila di lodarmi. Che tipo di Dio egoista pensi che io sia? Sono annoiato dal fatto che tutti mi lodino. Sono stanco di essere ringraziato. Ti senti grato? Dimostralo prendendoti cura di te, della tua salute, delle tue relazioni, del mondo. Ti senti osservato, sopraffatto? E allora esprimi la tua gioia. Questo è il vero modo per lodarmi. Smettila di complicare le cose, di ripetere come un pappagallo ciò che ti è stato insegnato su di me. L'unica cosa certa è che tu sei qui, è che sei vivo e che questo mondo è pieno di meraviglie. Perché hai bisogno ancora di altri miracoli? Perché hai bisogno ancora di tante altre spiegazioni? Non mi cercare fuori, non mi troverai mai. Non mi cercare fuori, non mi troverai mai. Perché io sono dentro di te, è lì che sono e sto battendo all'unisono con il tuo cuore.